a tutti ragazzi, oggi andiamo a Quattro Valli, andiamo a Trotepollo, quindi andremo a Trottaria. Trottaria oggi lo affronto con una sola canna, cercherò di fare una cernita di spoon perché non voglio muovermi con tutta quanta la valigetta. Porterò appresso il guadino, in modo che così le inguadiniamo, le facciamo vedere e le rilasciamo. Ci vediamo tra poco sul luogo di pesca. L'acqua non è pulitissima. Sì, fa freddo. Tanto freddo, troppo freddo. Siamo a baciare il sole. L'abbiamo fatto, dai.
qui più o meno riusciamo a essere un po' protetti, almeno fisicamente. Vediamo. Eccoci ragazzi, siamo di nuovo alla base. Si è imbruttito il tempo, mattinata difficile, tanto vento, trote molto apatiche. Siamo riusciti a farne 4, di cui la quarta purtroppo non sono riuscito a filmare perché la batteria mi ha mollato. Cosa dire? Trote ferme, appunto, recuperi molto lenti, usando una spugna da 2 grammi. Canna alta, recupero molto lento, ogni tanto un po' di movimento di cimino per ravvivare, diciamo, lo spoon e farlo cadere a foglia morta. Molte volte in caduta arrivava la mangiata, 2 trote sono arrivate così. La terza invece l'ho fatta cambiando lo spoon, puntando su un blu tutto quanto luccicoso, stile discoteca, e recupero molto lento a canna, diciamo, a mezza altezza. In modo che così comunque sia lavoravo su un livello d'acqua medio, non stavo né sul fondo né in superficie. Le trote stazionavano in quel punto, molto, appunto, molto apatiche, molto lente. Recupero lentissimo, quando ho rallentato ho sentito la mangiata. Parliamo adesso dell'attrezzatura. Attrezzatura, partiamo dalla canna da pesca. La canna da pesca ho usato una Tyvolk Silverna con un'azione XL. È una canna che lancia al massimo 3 grammi e mezzo, ha un cimino molto morbido e molto sensibile, riesce a sentire anche la minima toccata della trota. Filo ho utilizzato un Saline Trotist da 2 libbre che equivale a uno 0,10. Murinello è un Daiwa Aegis con un recupero 4 a 8 per un peso di 190 grammi, se non erro. Un mulinello a dir poco favoloso di casa Daiwa, leggerissimo, molto fluido, spettacolare. Questa è stata la mia attrezzatura. Moschettoncino, io lo uso, ho visto gente legare direttamente gli spoon, però onestamente non vedo il motivo perché si tende a cambiarli molto spesso. Uso gli snap della Maria, che sono secondo me i più resistenti e più, diciamo, maneggevoli. Sono facili da aprire, facili da richiudere e resistono a lungo nel tempo. Che altro dire? Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale YouTube, scrivetemi per domande, opinioni vostre, ho piacere a condividere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!